Forse qualcosa più della seconda vasca e poi non ce l'ha fatta. Mirko Di Tora, i 100 sono suoi come distanza, certo non li disdegna, non a caso, suo è il record italiano. Mirko lo vedremo nuotare adesso via via scorrendo, avversari che abbordabili. Si possono tenere d'occhio. Poi Mirko Di Tora che avrà al suo fianco Aristidis Grigoriadis. Mirko è un personaggio particolare, al di là delle fattezze fisiche, degli piedi considerati enormi, in realtà sono dei piedi grandi. Belle zampe. Avere Grigoriadis a fianco non credo che gli dia noia, anzi potrebbe essere traino interessante per un atleta che non ha veramente timori riverenziali nei confronti di nessuno. Poi Liam Tenkok, altro atleta di altissimo livello, in grado di performance da primato quasi. Gordon Kojuli, croato inossidabile, grande combattente anche lui, si batterà al 100% già in questa semifinale. Scendiamo appena appena di livello con Razvan Florea, che brilla più nella doppia distanza, e poi per chiudere l'austriaco Sebastian Stoss. Mirko non deve farsi prendere dalla frenesia, no. Il crono degli altri dorsisti gli permette di nuotare una gara senza dover fare miracoli, deve fare il suo, non deve fare la prestazione della vita oggi per entrare in finale. Soprattutto nella prima vasca. Sì, ma in assoluto, questo è difficile per un atleta che è da poco nel giro, nel grande giro, poi matricola gli hanno anche fatto saltare tutti i capelli. Sì, però è anche vero che al di là della matricola è atleta che, ripeto, mi pare non avere grandi timori iniziali, hai visto come sei intravisto forse nelle immagini come abbia sbracciato l'acqua, proprio colpito l'acqua, esorcizzando la tensione che è prima del via. Un po' di difficoltà nel gareggiare di fianco a Grigoriadis e a Tenkok, atleti che sono capaci di passaggi davvero molto veloci. Veloci, l'unico rischio è quello, però è anche uno stimolo, parte con una partenza buona, non perfetta. Mirko Di Tora, non è la sua specialità insomma la gran partenza subacquea, però poi nella parte nuotata viene su. Ha lavorato parecchio su questi particolari, è migliorato in modo netto, ma rimane ancora distante dal meglio del nuoto internazionale nelle fasi subacquee. Per Mirko in terza 26.61, è un passaggio a 3 centesimi dal passaggio del suo record italiano, per cui è un buon passaggio, deve cominciare a venire fuori, ne ha troppi davanti, troppi. È stato un po' schiacciato in virata, qua si deve distendere. Un po' affondato, ma sì. Una gran fatica, proprio una gran fatica. Bene adesso. Però Fatter deve recuperare quella posizione lì, almeno quella non ce la fa. È quinto a 55.11. Vediamo il riepilogo, perché siamo lì. Io proprio dispiace, primo tempo degli esclusi assieme a Liam Tenkok, che è un altro bel escluso, insomma fuori da una finale l'inglese, 55-11 ex aequo e quindi fuori, un vero peccato, mentre Benedico Catalano, che ha nuotato una magnifica qualificazione, adesso tra breve sentiremo con Elisabetta Caporale cosa è accaduto, il 13° posto a 55-11.